Prima di introdurre l'artista che sto per intervistare, voglio raccontarvi appunto una piccola storia. A me mi si era rotta la chitarra, praticamente, io anzi avevo questa nomina di dire che sono un chitarrista e tutto quanto, appunto, in maniera molto stupida mi si è rotta la chitarra. Mi dicono che c'era un liutaio sulla via Tuscolana, praticamente prendo un appuntamento e mi dice questo giorno a quest'ora mi presento al negozio e voi non ci crederete, ma quando praticamente ho aperto la porta di questa bottega del liutaio, mi trovo davanti una, cioè scopro, cioè non che io conoscessi il proprietario, però mi trovo davanti una persona completamente diversa, che era un artista che io conoscevo molto bene, al quale appunto per 5/10 secondi sono stato a chiedergli se lui fosse veramente frutto della mia fantasia o se semplicemente lo stavo vedendo, perché ho detto magari è il proprietario del negozio e non lo so. Chi l'avrebbe detto poi che dopo un anno appunto sarei riuscito ad intervistare proprio il chitarrista che stai sentendo in questo momento, che è Alex Britti, ai microfoni della Sapienza, che saluto. Ciao, ciao a tutti. Allora, Alex Britti è tornato dopo 2 anni con appunto un disco che si chiama Bene Così, uscito il 10 giugno del 2013, che parlando proprio del titolo in qualche modo, credo che emani in qualche modo, se tu sei d'accordo appunto a dire questo, una certa serenità. Quindi, è questo più o meno lo stile o diciamo, il sentimento che hai avuto nello scrivere tutte e 10 le tracce praticamente di quest'album? Ma quella è un po' la serenità che penso di aver raggiunto come persona, come uomo da qualche anno a questa parte, quindi per quello poi mi è venuto di scrivere un po' di canzoni con un certo stato d'animo, tra le quali, insomma, Bene Così, che oltre che il titolo dell'album è una canzone che sta nell'album, è una canzone a cui tengo molto, apposta ho voluto intitolare l'album Bene Così, forse proprio per sottolineare quella canzone. Esatto, che poi tra l'altro è appunto, io magari questa è una fissazione mia, però gran parte dei tuoi album avevano 13 canzoni, in questo caso ci sono 10 canzoni che sono appunto 8 canzoni e 2 pezzi strumentali. Come mai pure Strumentali, questa scelta questa volta di inserire? Perché tu hai detto più volte pure che ci sono due anime, quella del cantautore e quella del musicista, quindi in questo caso magari il musicista ha voluto in qualche modo uscire fuori? ma no, ci sono negli altri dischi c'erano sempre c'è stato sempre qualcosa di strumentale, Ricordo pure tre tre chitarre. chitarre, e quando non mettevo dei pezzi strumentali ci sono delle ghost track a fine disco Sì, è vero. Sì, che sì. Poi quindi ci sono delle cose strumentali. anche per il sito avevi fatto qualcosa. Sì, 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 sì. sì. No, ma lo faccio spesso, diciamo che le due anime negli anni si sono fuse in una cosa sola. Non mi sento insomma, uno con una doppia personalità. Mi sento con una personalità Unica. abbastanza mono, però che mi piace sia cantare e scrivere che suonare la chitarra in modo un po' tecnico. Che appunto si riassume tutto quanto nell'utilizzo che Sì, che fai della poi chitarra. qui in Italia spesso si parla di due cose diverse, perché siamo abituati che uno o è cantautore o è chitarrista. Poi Esatto. però abbiamo esempi, ora non voglio accostarmi a nomi, insomma, della storia della musica, però Hendrix scriveva e suonava, Stevie Ray Vaughan, Mark Knopfler, B.B. King, cioè ce n'è un sacco di virtuosi dello strumento che cantano e scrivono. Non è una cosa tipica italiana, però appunto io sono cresciuto ascoltando musica non italiana, cioè anche musica italiana, però parecchia, per un periodo della mia vita quasi esclusivamente musica blues, straniera, insomma, E quindi poi ricordiamo, tu hai partecipato a gennaio, mi sembra, a questo tributo a Jimi Hendrix con il bassista e il batterista dei Simple Minds. sì, abbiamo fatto una sorta di concerto tribute band, come quando a 15 anni prendi la sala prova e vai a suonare i pezzi di qualcuno. Siamo tre fan, anche se siamo un po' cresciutelli, però siamo Musicisti fan di di tutto rispetto, Jimmy. quindi. Sì, ma infatti poi abbiamo fatto la tribute band, diciamo, però non abbiamo fatto i pezzi copia carta carbone. Abbiamo, insomma, il nostro percorso, la nostra personalità, e abbiamo abbastanza reinterpretato le cose. Era un'interpretazione libera, insomma, c'era anche un sacco di improvvisazione. Che questo poi è importante perché insomma è anche giusto inserire su artisti che si conoscono molto bene, è giusto inserire anche del proprio per vedere come si è assimilato. Poi insomma, ripeto, tutti i grandi musicisti, quindi deve essere stata una jam session alla quale io purtroppo non ho assistito, ma mi immagino cosa sarà venuto fuori in questo caso. Un bel casino, nel senso No, buono, nel senso no, buono. certo. Di volume degli strumenti,
È stato un vero concerto rock, molto rock. Appunto, poi in merito proprio al rock, anzi al rock and roll, tu più volte per quest'album hai parlato di questo genere. Io avendo sentito un pochettino l'intero album, appunto, ho sentito più che altro che c'è il rock and roll, poi sono arrivate delle canzoni, ad esempio, come Fino al giorno che respiro, dove ho sentito altri tipi di sonorità. E visto che appunto attraverso la tua chitarra ogni volta esprimi qualcosa di diverso con i vari album, praticamente, un'anima più blues, un'anima più rock, in questo caso appunto la sonorità dominante pensi sia proprio il rock and roll, oppure anche in questo caso dici tutte le tue anime si sono fuse insieme o Ma tutte? per rock non intendo una sonorità, cioè rock non è soltanto, oggi può venire frainteso perché poi rock pensi subito a qualcosa di estremamente duro, però rock non intendo i Nickelback o i Pantera, insomma. Certo. Quando ero pischello io il rock voleva dire anche Neil Young, Crosby, Stills, Nash o Dylan, che erano dei cantautori con delle sonorità un pochino più rock, ma rock era soprattutto un modo di porsi nei confronti della musica e nei confronti dei dischi che si fanno, soprattutto anche per i testi. Il rock è stato sempre avvicinato possibilmente a un qualcosa di politico o di sociale. Il rock era sempre anche uno strumento di denuncia. E io non parlo volutamente di politica, però in questo disco un pochino di sociale sì, invece. Perché infatti ci sono molti riferimenti, secondo me, ho sentito molti riferimenti alla situazione italiana, però a differenza magari di tanti tuoi colleghi, tu parli di un tipo d'Italia che l'artista deve, cioè tu praticamente ti senti parte attiva di questo presente, vuoi appunto risolvere la situazione, non parli di fuggire o parli proprio del fatto che i problemi debbano essere risolti in qualche modo. Capisco che ci siano dei casi più estremi, più esasperati di altri, però fuggire spesso è facile, difficile rimanere. Allora, è vero che le cose vanno male in Italia, ma vanno male rispetto a 10 anni fa, vanno da Dio rispetto a 40 anni fa, rispetto ai racconti dei nostri genitori e dei nostri nonni. Noi siamo dei fighetti che vivono col lusso, cioè, quindi non scherziamo. Quindi poi ti affacci e vedi popoli come la Grecia, o come la Turchia, che stanno ben peggio di noi, però sono lì, fieri, Meglio loro che noi. orgogliosi e continuano a combattere, continuano a vivere le loro cose, beh, tanto di cappello. Scappare è facile. Sì, infatti, molto, cioè, combattere è proprio tutta un'altra cosa, insomma, c'è più onore pure nel farlo in qualche Esatto, modo. poi qui si sta male, si sta male, si sta male, però insomma, anche tutti questi stranieri che arrivano, vuol dire che non si sta così male. Noi abbiamo vissuto un bel periodo di vacche grasse per tanti anni, anche un periodo di sprechi, e adesso ne stiamo soltanto pagando le conseguenze. E la nostra crisi è grave, ma fino a un certo punto, poi ovvio, come sempre, chi se la prende in quel posto è sempre la categoria meno abbiente, no? E Esatto. lì, ecco, lì, adesso che c'è questa crisi è un casino. Perché non ci arrivano, però poi l'Italia comunque è il popolo, cioè è il paese dei ristoranti, dei cinema pieni, di tutte le parabole per vedere la partita, Sky e Esatto. quant'altro a casa, quindi insomma. Sperando che la Roma quest'anno, nell'anno prossimo, dia buoni Lasciamo risultati. Non perdere, tocchiamo questo argomento, ok. E allora ricordiamo che poi Alex Betti stasera, appunto 25 luglio, sarà appunto protagonista della serata al Centrale Live proprio per il suo concerto per presentare questo nuovo album. Appunto per te, appunto che sei romano, che cosa rappresenta suonare qui a Roma e vedere soprattutto che dai tuoi fan ricevi lo stesso identico affetto di quando hai cantato la tua prima canzone per presentare hit.pop o Solo una volta tutta la vita? Cioè, è una bella sensazione, è una immagino. bellissima sensazione, ogni volta ritornare e giocare in casa, nel vero senso della parola. È bello, è bello, mi fa sentire meno al lavoro, ma più una festa, ancora più una festa. Poi io, il concerto è sempre una festa, non c'ho la, io non faccio i concerti come se fossero un esame, non sto eseguendo qualcosa per cui devo essere giudicato, vado sul palco a far casino, a divertirmi. Infatti, come se fosse una grande È festa per. una festa, e quando suono a Roma probabilmente lo è ancora di più, o perlomeno io ho la percezione di essere più ad una festa, perché poi sto in mezzo alla mia gente. Vedo un sacco di facce che conosco nel pubblico, e non soltanto amici e parenti che io ho magari regalato un biglietto, ma vedo un sacco di gente che conosco. Rincontro un sacco di persone
A me ovviamente ho 45 anni, mi è capitato di cambiare un sacco di quartieri, di Certo. vivere un periodo in una zona, un periodo in altro, magari a periodi frequentare di più degli amici in una zona, un periodo in altro. Poi si sa che poi magari uno cambia abitudini, la vita insomma cambia e alcune persone poi smetti di vederle e spariscono. Quando faccio i concerti poi mi rivedo un sacco di facce in mezzo al pubblico che appartenevano magari a qualche Passato. stagione fa, sì, a qualche periodo, a qualche gruppo. Ed è una cosa che mi piace molto, mi piace molto, mi sento veramente bene a mio agio. Ok, allora, dalla sapienza a tutto, io ringrazio Alex Britti, al quale faccio un bocca al lupo per stasera, Grazie, per il grazie. tuo disco, per il tuo futuro, insomma, che ci saranno sicuramente altri lavori che ci presenterai in futuro. E ti volevo chiedere un'ultima cosa, se potevi salutare tutti gli ascoltatori della sapienza. E certo, tutti gli ascoltatori di Radio Sapienza sono salutati da Alex Britti. Messa così suona strana, però Sì, faceva però fa, ridere. sì, molto bello. Grazie.